Arriva appena in tempo Jacques Becker, il regista del film Il Casco d'Oro, per partecipare egli pure alla serata di gala che si svolge alla Villa dei Cesari per la consegna dei nastri d'argento 55-56. Mamma mia, quanta gente! C'è Da Porto ed Elia Scala, i coniugi Fellini, Mastroianni con Eleonora Rossi Drago e Mitri, Misiano con la Allasio, la Giovannini e tanti altri di cui ci sfugge il nome. 10 anni fa i nastri d'argento furono assegnati a De Sica e a Blasetti, due pilastri del cinema d'arte italiano, all'attore Andrea Checchi, ad Anna Magnani e Gino Cervi. Oggi è Valentina Cortese a ricevere il nastro come migliore attrice non protagonista, senza dubbio la migliore attrice antidiva del nostro schermo. Sordi lo scapolo, nell'euforia si abbraccia anche il sottosegretario. Adesso il nostro Meccoli introduce sulla scena Memmo Carotenuto, divertente consigliere del Bigamo, premiato come migliore attore non protagonista. Poi Lavagnino per la musica di Vertigine Bianca, l'operatore di Venanzio, il documentarista Sala e, dulcis in fundo, il regista del Casco d'Oro, il migliore film straniero. Dopo le manifestazioni ufficiali e le serate brillanti, uno sguardo là dove si affrontano i grossi problemi della produzione e del noleggio. Assemblea Emich, con relazione del presidente e dell'amministratore delegato. Ed ora, per cambiare, andiamo al cinema, dove se non la Della Noce protagonista femminile del Ferroviero, certo Monaco, De Pirro, Lancia parlano naturalmente di cinema.